oltre 800.000 iscritti, oltre 800 video su YouTube, oltre 358.000 follower su Instagram. Tutto questo è Nadia Tempest. Sì, spero anche di più dei numeri e spero che questa di oggi, di stasera, qui a Parco Città di Foggia, sia un'occasione per dimostrarlo, nel senso che non siamo, ovviamente, né io né le persone che mi seguono, non siamo numeri, ma se il numero può servire a raccogliere quanta più gente possibile per dare delle donazioni al reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Rimini di Foggia, allora siamo tanti numeri, io ne sono contenta, Ecco, insomma. perché l'evento di questa sera ha una finalità importante, una finalità, Assolutamente. ecco, dovuta poi al sociale. Assolutamente. Ecco, perché questo? Perché purtroppo, così come in tante zone d'Italia, ci sono dei reparti che avrebbero bisogno, diciamo così, tra virgolette, di un pochino più di aiuto. Sono in contatto già da tempo con il personale del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Foggia, diretto anche dalla dottoressa Polito, e diciamo, abbiamo pensato insieme di coinvolgere, dato che ovviamente io ho tante conoscenze, mettiamola così, quanta più gente possibile per dare una donazione. In questo, ci tengo molto a dirlo, in questo incontro non si vende nulla, nessuno è stato retribuito, né io ovviamente, neanche Parco Città, a cui che tengo a ringraziare molto perché ci ha dato il posto. Purtroppo, io devo dirlo, quando ho cercato qualcuno che senza, diciamo, chiedere nulla in cambio ci potesse ospitare per 2 o 3 ore, ho trovato veramente pochissimo. Parco Città è una struttura perfetta per questo incontro, ce la cinta gratis un pomeriggio, un sabato pomeriggio, loro lavorano tanto, e per me è fondamentale, quindi ce l'abbiamo fatta. Nadia Tempest, professione influencer, cosa significa questo? Oh, io credo che tutti siamo influenzati un po' l'uno dall'altro, non mi piace questa parola perché io potrei essere influenzata anche dalla mia vicina di casa che un giorno al supermercato ha comprato quel tipo di arance. Mi piacciono, le vengo influenzata, compro anch'io quelle arance. In realtà il termine non mi piace molto, però calza in alcune situazioni. Spero che oggi abbia potuto influenzare quanta più gente possibile a fare qualcosa di buono. Ecco, cosa significa oggi lavorare sui social, su YouTube, su un canale come YouTube? Si spera che ti piaccia, perché io ho iniziato 10 anni fa quando non era retribuito. Quando poi diventa un lavoro, vuol dire fare qualunque altro tipo di lavoro, nel senso che c'è una partita IVA da aprire, si pagano le tasse come tutti, ci si iscrive alla Camera di Commercio, insomma si fa tutto. E poi ci si confronta con le persone. Io ho fatto scienze della comunicazione, per me comunicare è importante a prescindere dal lavoro che faccio e mi piace molto. Spero di comunicare, quindi spero che voglia dire anche comunicare, Ecco, soprattutto. che consiglio daresti alle persone che ti seguono? Di continuare a essere così come sono, perché se mi seguite avete negli anni capito un po' come sono fatta e alla fine siamo simili. Chi si segue, diciamo, alla fine è un po' simile, quindi sono molto contenta e spero che continuiate, insomma.